Salve a tutti, cari amici lettori, e si salvi chi può. Da cosa? Da lei, tipo. Ma dove è stato le scorse settimane che abbiamo mandato in onda le repliche? In realtà nel Facebook, nell'internet, il tempo non esiste. La gente non sa che io sono stato via. Se lei non avesse svelato questo piccolo segreto, mi sono preso un po' di ferie, come tutti meritatissime. Nessuno avrebbe saputo nulla. Questa sarebbe stata un'altra delle puntate di Tu, Io e Proust. Ma è bello invece sapere anche cose della vita privata. Cose della vita privata. In questi giorni di ferie ho letto tanto, amici, quindi avrò adesso tanti nuovi libri da presentarvi a Tu, Io e Proust. Quindi li presenta tutti lei, perché io non ho avuto tempo di leggerli. Mamma mia, sa che mi ero dimenticato di questo rutilante dialogo con lei, di cui pensi mi sono dimenticato cosa vuol dire rutilante, se mai l'ho saputo, tra l'altro. Ma cominciamo. Comincio io, visto che mi sono riposato e sono corroborato da questi scarafaggio di... No, ho letto il titolo. Lo scarafaggio. Lei ha questo umorismo che proprio le scuole. No, io volevo agevolare il romanzo. Una marea di seguaci, io le vorrei agevolare questa bottiglia sulla fronte. Invece comincerò a presentare il mio romanzo, che è stato spoilerato da qui presente. Lo scarafaggio. Andrea Polazzi, che è Lo scarafaggio. Adesso passiamo. Oh, volevo chiedere regia, la camera, come. Dammi la uno. Esatto, dammi la uno, regia. Lo scarafaggio. Lo scarafaggio in punta. Non ho capito, esatto. Perché lo scarafaggio sono inquadrato io. Chissà. Io credo che la regia sia quantomeno di parte. Qualche domanda. Lo scarafaggio è l'ultimo libro di Ian McEwan, di cui tra l'altro ho già portato altri libri qui in trasmissione, quindi avrete capito che è uno scrittore che mi piace. Per parlare di questo libro voglio leggervi l'incipit, perché è stato tra l'altro uno dei motivi, al di là appunto che l'ha convinta ad acquistarlo, dell'affetto per l'autore, che mi ha convinto proprio ad acquistarlo, proprio così, senza pensarci tanto. Voglio dire, tra l'altro, se lei coglie quale può essere la citazione. Quella mattina Jim Sams, un tipo perspicace ma niente affatto profondo, si svegliò da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato in una creatura immane. Cosa gli ricorda? Kafka. Kafka, esatto. Solo che cosa succede? Mentre nel romanzo di Kafka era il povero Gregor Samsa che si risvegliava come scarafaggio, questo è uno scarafaggio che si risveglia come il primo ministro inglese. E già da qui voglio dire... Nulla riguardo l'attualità. Nulla riguardo l'attualità. In realtà è un romanzo attualissimo. Mi dispiace per il povero Boris Johnson, ma è un romanzo estremamente attuale, come avrete capito. Anzi, anche lo salutiamo, so che ci segue. Boris, uno, ciao. Esatto, è uno dei nostri grandi follower. Ciao, Boris. E un romanzo di grande attualità e anche molto molto divertente. Devo solo dire che questa trovata, questo escamotage dello scarafaggio che nelle prime, proprio primissime righe, si trasforma in un uomo politico, o meglio prende il possesso del corpo di un uomo politico, perché poi non è ben chiaro il meccanismo, rimane forse poi un po', diciamo, secondario rispetto allo svolgimento del libro, che ovviamente, come tra l'altro dice McEwan in una postfazione, se la primaria ispirazione, quella più forte che emerge subito, è quella Kafka, in realtà l'ispirazione più forte viene dagli scritti di Swift, e quindi ovviamente vuole essere un non Taylor Swift, ma l'autore di Gulliver, per chi non avesse colto, dei pochi qui presente Polazzi. Quindi è un romanzo che fa della gran satira politica. In pratica non voglio parlarne tanto, perché rischierei davvero di togliervi il divertimento. Tra l'altro è un romanzo di un centinaio di pagine che si legge in meno di un pomeriggio, nel senso che ve lo divorate in poco tempo e con molto molto gusto. E la storia è quella di questo gabinetto politico presieduto da questo primo ministro Jim Sams, che in realtà è uno scarafaggio nelle vesti di Jim Sams, che vuole portare avanti un progetto di legge davvero astruso e bizzarro, un po' uno di quei progetti che sembrano assolutamente irrealizzabili, che neanche vengono presi in considerazione, tanto sono assurdi, ma che poi arrivano a compimento. Ovviamente senza neanche troppi veli si legge un po' una critica. Scusi. Glielo chiedo subito. Domanda pertinente.
Come se la cava lo scarafaggio da primo ministro? No, perché sa che siamo sempre in campagna elettorale, quindi si cercano sempre candidati. Lo scarafaggio se la cava benissimo, molto meglio di tanti umani. Ha anche una spregiudicatezza nello scegliere la politica che secondo lui è quella giusta, che sbaraglia gli avversari e soprattutto ottiene un grande favore popolare. Qui il populismo proprio arriva ai suoi massimi livelli. Concludo solo dicendo quello che stavo accennando prima che la telefonata mi interrompesse, che ovviamente questa legge che sembra assurda e impopolare è un riferimento neanche troppo velato alla Brexit, che ha un po' sconvolto la vita degli inglesi e non solo. Io invece oggi ho optato per una scelta particolare, un libro che ho letto con la mia bambina. Ma che bello! Oliver e le isole vagabonde, una lettura che consiglio a tanti genitori con bimbi di età, insomma 8-10 anni, di Philip Reeve e Sarah McIntyre, edizioni Il Castoro, tra l'altro una bella edizione, ricca anche di disegni molto carini. Io le leggo anche in questo caso l'incipit. Benissimo. Se questa avventura viene intrapresa troppo a cuore leggero, il lettore solleva con la presente gli autori da ogni responsabilità per eventuali annegamenti, rapimenti ad opera di scimmie di mare, sparizioni inaspettate, lesioni o premature scomparse, firmato la direzione. Vabbè, un bel disclaimer all'inizio, così quello che succede, succede. Mi piace. La storia è sempre accompagnata, come ho detto, da questi bei disegni, è quella del piccolo Oliver. I suoi genitori sono esploratori e lui da quando è nato, si sono conosciuti sulla cima dell'Everest, hanno girato per tutto il mondo a fare scoperte, sempre portandoselo dietro dappertutto. A un certo punto, quando lui ha circa 10 anni, se non sbaglio, arrivano al punto in cui hanno visto tutto, fatto tutto, non c'è più niente da scoprire, e si ricordano di avere questa bella casetta. C'è anche una cartina, tra l'altro, nel libro alla fine, che si affaccia sulla Baia degli Abissi. Io mostrerei la cartina, la mappa, bellissima, cioè. La mappa, se si riesce a distinguere, non so se si è distinto molto, però si trasferiscono col bambino, si spostano nella loro casa mobile, a una casa definitiva. Il bambino è contento, Oliver, perché non ha mai avuto amici, perché ha sempre girato. Bello girare, però lui dice bello anche andare a scuola in un posto fisso, sempre conoscere altri bambini della mia età. Arrivano in questa bellissima casa che si affaccia su questa baia degli abissi, e i genitori, arrivando, notano che ci sono delle isole che non c'erano in precedenza, e quindi gli dicono: tu va pure dentro, sistema le tue cose, noi andiamo a dare un'occhiata. Salgono su questo canottino e si avviano verso queste isole ad esplorare delle piccole isole. Il ragazzino, il bambino, intanto è dentro, sistema le sue cose, li vede che partono dalla finestra, poi dopo qualche minuto si affaccia e non c'è più traccia dei genitori. Il canotto è ritornato a riva, ma non ci sono più neanche le isole. Non c'è niente? No. Cosa sono queste isole vagabonde? Sono delle isole viventi che una volta all'anno si trasferiscono in un posto che si chiama Le Sacre Secche. Le Sacre Secche. Esatto, per partecipare ad un concorso che altro non è che la notte delle parrucche di mare. Cioè, un attimo, ci sono delle isole che migrano. Esatto. Per partecipare a un concorso. Isole che parlano, che hanno gli occhi, che quando c'è questo concorso si addobbano, ma si addobbano come raccogliendo, c'è un canotto, ti metti sopra il canotto, una barca arenata te la metti sopra e crei questa sorta di maschera. Inizia a capire un po' come funzionano le cose il nostro piccolo protagonista, perché anche lui trova un piccolo isolotto. Un isolotto un po' piccolo, triste, che non ha mai vinto questo concorso. E lui si fa spiegare come funzionano le cose, si fa accompagnare in questo posto, perché i suoi genitori in realtà sono stati rapiti dall'isola più grande. Guarda un po', è in giambellone. È la suoneria nuova del telefono. Che lascia andare un po' perché mi piace molto. Sì, pronto? Certamente, chiedo subito. I nostri ascoltatori, poi la lascio finire nel suo racconto, chiedono, giustamente, pare di capire che a lei il libro sia piaciuto. E alla sua bimba? Anche a lei, naturalmente. Lo leggevamo insieme. È una bellissima storia. Adesso non mi sto ad entrare nei particolari, perché questo viaggio a bordo di quest'isola, Oliver non lo fa da solo, ma incontra una sirena che ha dei problemi di vista.
Ah sì? Sì, non ci vede molto bene ed è stonata come una campana. Che per le sirene non va proprio bene. Esatto, non va proprio bene, ma ci sono anche le alghe parlanti, ci sono tanti personaggi, le scimmie, le scimmie, si guardi bene dalle scimmie. Mi guarderò dalle scimmie, c'erano anche nel disclaimer in effetti. Oliver e le isole vagabonde, edizione Il Castoro, lo consiglio a tutti i genitori che stanno cercando magari qualcosa da leggere insieme ai loro bambini in questa stagione estiva, ma anche insomma è per tutte le stagioni. Io niente, pensavo di aver portato un libro strano con uno scarafaggio che si trasforma in essere umano, ma voglio dire, cos'è di fronte a delle isole parlanti? Comunque io vi consiglio Ian McEwan, lo scarafaggio, edizioni Einaudi, non l'ho detto prima, lo dico adesso, una bella satira politica molto divertente da leggere e molto anche snella e piacevole e veloce. Mamma mia, questo finale l'ha riabilitata. Cosa vuole? Un po' di... Qualcuno aveva... si riposa, poi... No, perché era un po' difficoltoso il suo inizio. L'ho visto un po'... Si vede che non era molto preparato. Ero preparatissimo. Vabbè, lo avete trovato preparato da casa? Ditecelo. No, scriveteci. Scriveteci per tutto quello che volete. Mandateci sempre dei bonifici. Scriveteci, contattateci, fateci sapere cosa ne pensate, cosa vorreste che... Ma l'Iban non passa mai in sovraimpressione. Non passa mai qui in trasmissione, se non ne abbiamo già parlato, noi volentieri leggeremo e recensiremo. Ho preso anche la telecamera giusta. Ma ormai io così, guardi, vengo anche da lei. Così. Benissimo, noi ci ritroviamo la prossima settimana? Certamente. Tutti e due? Sempre, non ci separeremo mai più, caro Polazzi. Preoccupante. Mm-hmm.